6 aprile 2009, alle ore 3:32, dopo diversi mesi di scosse localizzate e percepite in tutta la zona dell'Aquilano, l'Aquila è stata colpita da un terremoto di 5.9 gradi della scala Richter, con epicentro situato tra le località di Roio e Santa Rufina. Il capoluogo presenta crolli anche totali, in molte zone gravissimi danni alla maggior parte degli edifici di valore storico e culturale. Particolare rilevanza ha avuto la mancata resistenza e quindi il danneggiamento talvolta irreversibile della maggior parte degli edifici pubblici, sia antichi che moderni. Nei giorni successivi altre forti scosse, sia pure di intensità minore, hanno colpito l'Aquilano, la più forte delle quali di 5.3 gradi della scala Richter alle 19.47 del 7 aprile. Il sisma ha riversato la sua forza anche sull'abitato dei paesi limitrofi, tra i quali Onna, Villa Sant'Angelo, Castelnuovo, Tempera, San Gregorio e Paganica. Bilancio finale 308 vittime, oltre 1.500 feriti e 65.000 sfollati. Per non dimenticare l'Aquila, la Protezione Civile dell'Abruzzo, in collaborazione con le autorità locali, ha organizzato Corri per l'Aquila, maratona di 5 e 10 chilometri. Sì, perché...